E salve a tutti ragazzi e benvenuti qui oggi un nuovo video di Zelda Raptor. Oggi siamo tornati su Horizon Zero Dawn perché oggi vi andrò a mostrare in maniera molto breve come ottenere 13.000 di esperienza in veramente pochi minuti. Difatti siamo tornati sul campo di caccia dello scorso video perché qui c'è una sfida molto molto interessante. Prerequisiti per questo procedimento è avere le frecce dirompenti, quindi avere un arco di precisione e almeno due frecce dirompenti, e avere l'override sui razziatori, quindi aver fatto il giusto calderone. Attiveremo la sfida del controllo dei razziatori, che è la seconda delle tre. Cosa dovremo fare? Assicuratevi di seguire il procedimento che vi mostrerò nel video, perché a mio parere è il procedimento più veloce per completare la sfida. Come vedete, quello è il nostro divoratuono. Noi dovremo calarci sulla corda di destra e fare l'override sul primo razziatore che troveremo. Mi raccomando, ci dobbiamo avvicinare di soppiatto perché non ci dobbiamo far scoprire dagli altri nemici. Quindi avvicinandovi, occhio che io ho il perk, l'abilità come la volete chiamare, che corre anche silenziosamente, quindi magari se voi non ce l'avete sbloccata fate più attenzione. Una volta fatto l'override sul primo razziatore, dovremo fare il giro per andare a prendere il secondo. Non dovremo sparare nessuna freccia, non ci dovremo far scoprire, dovremo riuscire a prendere entrambi i razziatori. E anche se sembra un procedimento lungo il fatto di aggirare, fidatevi che riusciremo entro 2 minuti e 40 a completare la sfida. Finito tutto il giro, arriveremo quindi al nostro secondo razziatore. Finito l'override sul secondo razziatore, cosa dovremo andare a fare? Dovremo selezionare le frecce dirompenti e sparare ai lanciadischi posizionati sulla schiena del divoratuono. Perché? Spareremo a entrambi i lanciadischi per due motivi essenzialmente. Uno, perché così non ci può usare l'arma nello scontro contro di lui, e fidatevi che sono armi molto forti. E due, perché se lisceremo qualche colpo avremo quindi due armi da poter utilizzare. Ora non vi basterà altro che usare il lanciadischi per abbattere il divoratuono, che a mio parere è il modo migliore per abbatterlo, poiché non sprecate troppe munizioni e l'arma è veramente troppo potente. Come vedete ad esempio io nel video ho lisciato un po' qualche corpo come un coglione e ho usato anche il secondo lanciadischi, ma normalmente se ne usa soltanto uno. Colgo l'occasione per dirvi che fate questo procedimento a vostra discrezione. Se pensate vi rovina l'esperienza di gioco, ovviamente non fatelo. Questo è per tutta la gente che vuole liberare e magari ottenere qualche risorsa viola extra, qualche modifica per le armi e per gli abiti extra, perché di fatti dropperemo 3.000 di esperienza dall'uccisione del mostro, dropperemo 3 modifiche viola per le armi e per gli abiti e otterremo 10.000 di esperienza ricompletando la sfida in tutto in soli 3 minuti. Quindi qui da Zelda Raptor oggi è tutto, io vi lascio ad un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi, bella ragazzi!